5 anni di crisi economica sono tanti i termini che sono entrati nel linguaggio comune, termini che si riferiscono alla finanza, all'economia. Spread, tassi di interesse, sovranità monetaria. Ed è su questi termini che spesso si è giocato anche il dibattito politico. Alle scorse elezioni europee, ad esempio, alcuni partiti chiedevano di uscire dall'euro. Davano all'euro la colpa della crisi economica e del fatto che in Italia ci fosse così tanta disoccupazione. Per loro la colpa era l'euro. Dicevano, usciamo, torniamo alla lira, svalutiamo e la crisi finirà. Per altri movimenti, invece, è proprio la moneta ad essere il problema. Questi movimenti, che puntano a una decrescita felice, suggeriscono di abbandonare l'uso della moneta e tornare a quello che era invece lo scambio primario, il baratto. Ma se ci pensiamo bene e ripartiamo dal baratto, vedremo che è proprio lì che nasce la moneta. Se vogliamo capirci qualcosa di più, dobbiamo tornare alle origini, a quando nasce la moneta. Innanzitutto, è difficile dire quando nasce la moneta, perché non c'è un vero e proprio inventore. Solitamente studiamo che nel VI secolo il re di Lidia coniò le prime monete metalliche e facciamo, diciamo, originare con quel periodo la nascita della moneta. Ma non è andata così. La moneta si usava già ben 1500 anni prima. E come nasce? Nasce dallo scambio. Quando scambiamo, noi chiediamo a un'altra persona di darci in cambio, noi offriamo qualcosa e loro ci danno qualcosa in cambio. Io ho due panini, il mio compagno ha due bottigliette d'acqua, gli do un panino e lui mi dà la bottiglietta d'acqua. Questo è lo scambio diretto, entrambi stiamo meglio rispetto a quando abbiamo iniziato lo scambio. C'è un problema però in questo tipo di scambio. Cosa succede, ad esempio, se io ho i due panini, però il mio interlocutore non lo vuole il panino? Anche se ho una bottiglietta d'acqua che mi interessa, questo è uno dei problemi. Un altro problema è quando io ho da scambiare qualche oggetto che ha un valore molto grande. Pensiamo ad esempio a un allevatore che deve scambiare, non so, una mucca che ha allevato, in cambio di tanti prodotti che gli servono per tirare avanti un anno. Lo scambio diretto in questi casi non funziona. E allora i nostri progenitori pensarono di riuscire a suscitare qualcosa di nuovo e qualcosa che portò alla nascita della moneta. Cos'era questo punto? Dissero, se io non riesco a ottenere esattamente quello che voglio in cambio, provo a scambiare qualcun qualcos'altro. Ottengo un altro oggetto che però vedo che è desiderato dalla comunità. Questo oggetto inizia a venire scambiato, non soltanto perché la gente lo desidera per consumarlo, ma perché lo desidera per scambiarlo con altri. Dopo un periodo di aggiustamento, alcuni di questi oggetti, di queste merci, diventarono di scambio di uso comune. Queste merci nacquero le prime monete, oro e argento. La moneta non è sempre stata sotto il controllo dello Stato, del governo. Anzi, per i primi secoli non è andata affatto così. Il primo re a porre la moneta sotto il suo controllo fu il re di Lidia nel VI secolo, che mise la sua effigie e decise che la moneta la poteva soltanto coniare lui. Perché? Diciamo che la ragione ufficiale fu che il re poteva certificare il peso della moneta. La ragione vera è che i re, controllando la moneta, ne controllavano il contenuto e quindi potevano appropriarsene, svilendola o con il signoraggio, cioè il costo che imponevano a chi portava l'argento per la coniatura. Ma la ragione era anche un'altra, la propaganda. Mettendo la loro effigie celebravano vittorie e quindi potevano, diciamo così, celebrare la propria immagine. Portarsi però monete metalliche in giro, specialmente in lunghi viaggi, era particolarmente scomodo. Tanto che le prime banche, i primi istituti bancari, ma in realtà hanno iniziato prima i templari a fare questa pratica, iniziarono a scrivere delle note, chiamate note di banco, in cui funzionavano come degli assegni. Tu depositavi le tue monete in un istituto, prendevi la tua nota e le potevi ritirare in un altro istituto della stessa catena.
Bene, queste note iniziarono a circolare come fossero loro vere e proprie monete. Poi, nel tempo, diverse crisi che colpirono tantissime banche, la prima fu quella che colpì i Bardi Peruzzi, ma poi ce ne sono state tante nel 700 e nell'800, portarono alla creazione di istituti centralizzati che aveva ogni Stato e che potevano avere, creavano un monopolio di emissione della moneta. Queste banconote qua. Bene, questi istituti sono le banche centrali. Con questo passaggio praticamente siamo arrivati ad avere da monete metalliche a dei pezzi di carta il cui valore è decretato soltanto dal corso legale, che è una legge dello Stato che ci obbliga a utilizzare questi pezzi di carta per il pagamento delle tasse e dei debiti. La moneta non è soltanto utile per poter facilitare gli scambi. Ci sono almeno altre due monete e sono due cose che aiutano a coordinare questa cosa complessa che chiamiamo economia. Il primo fattore che è permesso dalla moneta è il calcolo economico. Tramite la moneta un'azienda può andare a scrivere, può andare a calcolare gli utili e le perdite, le entrate e le uscite e vedere quindi se è profittevole fare produrre un certo bene oppure se è meglio abbandonare la produzione e produrre con più. Non solo, la moneta permette di dare un prezzo alle merci e quindi creare dei prezzi di mercato. E questi prezzi sono la misura delle scarsità relative di beni nel mercato mondiale. Grazie a queste due cose, la moneta permette di coordinare la produzione di tanti attori diversi che non hanno un pianificatore centrale che dica loro che cosa devono produrre. Ha permesso infatti, negli ultimi due secoli e mezzo, uno straordinario sviluppo del benessere e della ricchezza, specialmente nel mondo occidentale. Però facciamo attenzione, perché può anche, allo stesso tempo, diventare uno strumento per andare a incidere e portare povertà. Perché? L'oro e l'argento li dobbiamo scavare in miniera, non possiamo crearli da nulla. Invece la carta moneta la possiamo stampare a volontà. Non solo. Perché mentre la carta moneta può essere stampata dalla banca centrale, abbiamo anche le banche che possono creare moneta dal nulla erogando il credito. Questo porta a drogare il mercato e creando quindi i cicli che chiamiamo di espansione e di recessione. Come funzionano questi cicli? Vediamolo con un esempio semplice. Pensiamo a un criceto che sta correndo attorno alla sua corda. Il criceto corre. Bene, se segue il suo ritmo aerobico, il criceto corre man mano, sviluppa i muscoli, aumenta le sue prestazioni. Questa è una crescita sana. Ma se noi interveniamo in quel criceto con un'iniezione di anfetamina, lo facciamo correre più veloce, almeno per un certo periodo di tempo. Poi il criceto si stanca e si deve fermare per riposare, perché abbiamo alterato quella che è la sua biologia. Bene, possiamo farlo ripartire questo criceto con un'altra dose di anfetamina e quindi prolungare la sua dose ogni volta e farlo correre più veloce, ma ogni volta si stancherà sempre prima. Questi sono i cicli di espansione e di recessione. E alla fine che cosa succede al criceto quando gli facciamo l'ultima iniezione e lui non si muove più? Il criceto muore e questo è il rischio che può fare la nostra economia. Ma è possibile adottare una moneta che non abbia questi problemi, che non permetta il ciclo di espansione e di recessione? Ci sono delle proposte. Una dice di adottare una moneta metallica con un coefficiente di 100% delle riserve. In questa maniera non sarà possibile né per lo Stato creare moneta né per le banche creare del credito in eccesso rispetto a quelli che sono i risparmi reali. Però è una proposta utopica, perché le banche e lo Stato che ci guadagnano da questo sistema dovrebbero voler autonomamente passare a un sistema diverso? Poi c'è un'altra proposta che dice facciamo gestire la moneta a un'autorità sovranazionale. Volendo questo è l'euro, però abbiamo visto che non è che con l'euro non ci siano stati problemi, anzi tutt'altro. Allora forse la proposta potrebbe essere quella che introdusse Hayek a fine degli anni 70. Cosa diceva Hayek? Lasciamo che sia il mercato a selezionare la moneta che viene utilizzata dai cittadini. Cosa vuol dire? Vuol dire che leviamo il corso legale, non sarà più lo Stato a decidere che cosa moneta e che cosa no. E permettiamo anche ai privati di creare, produrre, mettere in commercio quella che è la loro moneta.
e vediamo quale di queste monete verrà utilizzata veramente dai cittadini. Bene, se ci pensiamo sembra una cosa utopica, ma in realtà ci sono già certi esempi di queste monete private. Pensate al Bitcoin, che viene utilizzato nel commercio online. Il Bitcoin sarebbe una moneta di questo tipo. Allora forse sarà il mercato stesso, sarà la tecnologia stessa a permettere di selezionare quelle che sono le monete che non permettono i cicli di espansione, di recessione, ma una crescita costante della nostra economia. Eravamo posti all'inizio. Hanno ragione quelli che dicono che la moneta è la radice di tutti i mali? Direi proprio di no. Abbiamo visto che la moneta anzi è utilissima per permettere lo sviluppo economico e della ricchezza. E invece quelli che ce l'avevano con l'euro? Beh, lì direi che siamo un pochino in malafede, perché spesso gli stessi partiti politici che oggi dicono che dobbiamo abbandonare l'euro e tornare alla lira sono gli stessi che all'inizio, quando siamo entrati nell'euro, non hanno ben sfruttato i benefici che l'euro ci ha dato. Infatti, quando siamo entrati nella moneta unica, abbiamo avuto un calo dei tassi di interesse da pagare sui nostri titoli di Stato, che ha permesso un risparmio che, se conteggiamo dal 97 al 2011, si aggira intorno ai 600-700 miliardi di interessi in meno che non abbiamo pagato. Bene, dei partiti politici seri avrebbero utilizzato quelle cifre per risanare il debito pubblico e per fare le riforme. Loro non l'hanno fatto e oggi invece danno tutta la colpa alla moneta unica. Bene, direi proprio che non è così.